Gossipita Vip, se lo sussurra, lo svegliamo. Eleonora Giorgi è stata costretta a tornare in ospedale e ha condiviso con i suoi followers la difficile situazione che sta affrontando. L'attrice e regista, nota icona degli anni 70, sta lottando contro un tumore al pancreas. A marzo è stata sottoposta a un intervento chirurgico delicato e ora deve affrontare un nuovo ricovero per un ciclo di chemioterapia. Nel recente video pubblicato sui social, la Giorgi ha spiegato di essere di nuovo in ospedale per proseguire il trattamento previsto dopo l'intervento di marzo. Questo ciclo di chemioterapia terminerà poco prima del matrimonio del figlio, Paolo Ciavarro, con Clizia in Corvaia. Nel post che accompagna il video, l'attrice ha espresso la sua gratitudine verso il figlio, che la sta supportando in questo difficile percorso, si ricomincia Grazie Paolo. Inizialmente, la Giorgi era riluttante all'idea dell'intervento chirurgico, preferendo non trascorrere i suoi ultimi giorni debilitata e in un letto d'ospedale. Tuttavia, ha poi capito che l'operazione poteva offrirle una chance di vita migliore e ha deciso di affrontarla. Nonostante le difficoltà, il risultato è stato positivo, tanto che l'attrice è tornata anche sul piccolo schermo. Attualmente, non è chiaro quale sia lo stato preciso della sua salute. Ma è certo che il prossimo ciclo di chemioterapia sarà un'ulteriore prova impegnativa. Eleonora Giorgi ha raccontato di aver riscoperto l'affetto di molte persone care in questo periodo difficile, apprezzando l'amore e il sostegno ricevuti. In particolare, ha ringraziato suo figlio Paolo per la sua costante presenza e supporto. Nonostante le sfide, l'attrice non si scoraggia e continua a combattere con determinazione contro la malattia, mantenendo la speranza e la forza di volontà.